tutti, ieri in un tag ho parlato di un secondo sfizioso e facile da preparare che stupirà tutti i commensali, ovvero il pollo alle mele. Adesso andiamo in cucina a prepararlo insieme. Può essere servito tranquillamente con del couscous o del riso basmati al naturale. Eccomi pronta per questa delizia. Allora, gli ingredienti principali sono rimasti gli stessi, ovviamente pollo e mela, ma ho deciso di cambiare un pochino, altrimenti avreste visto un video scontato. Iniziamo subito con rompere due uova. Allora, se le vedete segnate, come dice mio padre, ovvero datate, è perché sono le ovetta delle gallinelle di mio padre. Adesso non perdiamo tempo perché sennò mi sentirei come un gattuccio in tangenziale. Uova sbattute. Adesso prendiamo il pollo, lo passiamo nello zucchero, lo passiamo nell'uovo, lo ripassiamo nello zucchero e poi andrà in padella con un giro di olio molto abbondante. Facciamo rosolare il pollo intanto che ci andiamo a sbucciare la mela. Inserisco all'interno anche del rosmarino. A questo punto inseriamo all'interno la mela sbucciata e fatte a pezzetti. Inseriamo mezzo bicchiere di vino bianco e lo facciamo cuocere per circa mezz'ora. Si cuocerà con il coperchio, di tanto in tanto bisogna girare il pollo. Dopo mezz'ora andiamo a concludere il tutto con una bella pancetta, circa 5 minuti, e il nostro piatto è pronto.